Ci racconti, Luigi, del come nasce quest'area e il recupero di quest'area? Allora, quest'area è stata sequestrata alla banda della Mariana. Che anno era più o meno? Era, credo, la fine degli anni 90, adesso preciso. E era già stata, diciamo, difesa dai cittadini, perché quest'area è stata già addirittura... l'origine di questo nome è venuto da una contestazione verso la guerra in Vietnam, e quindi da quel momento abbiamo pensato, più che noi, perché allora noi lavoravamo, ma i nostri figli, i nostri giovani hanno pensato di chiamare area della Collina della Pace. Quindi da allora è cominciato questo cammino, fra richieste al comune, a tutti i livelli, alla regione, alla provincia, finché una volta sequestrato il bene è diventato possibile realizzare questo sogno di far diventare questo parco, oltre che un parco pubblico, ma un punto di cultura per tutto il quartiere. Quindi il recupero dei casali. Il recupero dei casali abbiamo per forza concordato con noi dipartimento di fare in questo modo, perché l'altra parte non aveva le fondamenta. Quindi abbiamo dovuto accettare questa di salvare la palazzina. Ora lì verrà un centro culturale, ha detto, che servirà per tutto il quartiere, per fare proprio il salto di qualità per i nostri giovani, per gli anziani, per i vittori, per tutti, perché questo è un accesso a tutti. Ci sarà anche una sala dove si potranno fare delle riunioni e quindi delle mostre e quindi della cultura, oltre alla biblioteca. Quindi oltre alla biblioteca, che sicuramente sarà in contatto con tutte le università. I lavori stanno procedendo con i tempi previsti? Con i tempi previsti, sì, i lavori dal momento è stato difficile ripartire, perché noi per far rimettere i finanziamenti ci siamo dovuti rivolgere a Giorgio Napolitano con circa 1000 firme nell'anno del 2010, no? Collina della Pace, il terzo lotto di lavori, recupero di due casali ai fini culturali e di servizio, biblioteca, centro culturale ed associativo. Ecco, come ci dice Luigi, c'è il rischio che l'appalto non sia completamente finanziato e che poi la mancanza della sistemazione degli spazi esterni renda impossibile lui il pieno utilizzo della struttura. Sarebbe un vero peccato, e questo deve essere anche un impegno, perché in realtà il progetto è del Comune di Roma, ma si possono trovare i fondi nei capitoli dedicati proprio ai servizi sociali da parte della servizi socioculturali da parte delle varie istituzioni, quindi anche la regione potrà fare la propria parte in futuro, insomma, rispetto a progetti di questo tipo che, come diceva Luigi, potrebbero cambiare un po' le sorti del quartiere, sia quartieri da cui in questo momento si fugge, che avrebbero al loro interno invece un'offerta culturale come una biblioteca, come la possibilità per i giovani di riunirsi, avere un luogo di confronto. Quindi un aspetto importante assolutamente da tutelare. L'azienda Casale Marchese è una delle aziende storiche cascate adesso di OCG da quest'anno. Sono 50 ettari qui alle porte di Roma, e al confine tra Frascati e Roma, i vigneti e oliveti qui intorno. Insomma, speriamo di mantenere questo verde. Qui siamo lungo il tracciato che dovrebbe percorrere il raccordo anulare bis. Noi l'abbiamo detto da tempo, è un'opera inutile, uno per il modello di sviluppo che propone, il trasporto su gomma, quando ormai nel terzo millennio dovremmo puntare solo al trasporto pubblico su ferro. E poi c'è la questione di dove passa questa autostrada. In realtà su vigneti che sono vigneti del vino Frascati Superiori. Qui ci troviamo a ridosso della via Casilina, siamo venuti percorrendo prima via di Vermicino, poi via di Prataporci, via del Fosso del Valpignola. Adesso in questa zona si può vedere proprio queste vigne che saranno distrutte dal percorso dell'autostrada in direzione verso est, verso la via Casilina, passando a ridosso della zona della cava, tenendo sulla sinistra Valle Martella, l'edificato che si vede prima della zona collinare, e poi risalendo sempre verso la zona più alta, verso Prato Rinaldo, per congiungersi alla bretella, che è la bretella che da San Cesario va verso Lunghezza. Io ricordo che qui sotto c'è la capolinea a Pantano, il capolinea della linea C, che abbiamo la bretella autostradale, poco distante c'è la linea ferroviaria, l'FR,
che quindi un sistema di viabilità, di mobilità pubblica che dovrebbe essere potenziato, e non piuttosto questa assurda scelta di costruire un'infrastruttura pesante come un'autostrada a pedaggio, quindi un nastro d'asfalto che come sempre chiamerà una grande quantità di traffico privato e di traffico merci su gomma. Stiamo andando realmente nella direzione opposta. Vogliamo che la Regione Lazio, e per questo faremo e chiediamo il consenso dei cittadini, proprio per opporci a queste grandi opere inutili, per investire le poche risorse che ci sono per le opere come il trasporto pubblico, che sono veramente a favore di tutti i cittadini.